C'è Roma, una Roma irriconoscibile dove il futuro non ha nulla di futuristico, niente astronavi urbane né tutine metallizzate. La stupidità umana ha avuto la meglio, la città eterna è avanzata all'indietro. C'è la mancanza di acqua, fonte primaria di vita, una siccità drammatica rappresentata dal letto del fiume prosciugato. C'è l'aridità del paesaggio, specchio riflesso dell'aridità dei corpi e dei cuori. L'ambientazione post-apocalittica, anzi distopica come si dice oggi, ci consente di tendere un fil rouge tra il film di Paolo Virzì e l'ultimo romanzo di Maristella Lippolis, ma va detto che lo sviluppo delle storie è totalmente differente. Il libro della Lippolis, La notte dei bambini, ci porta a Tower City, quel che resta di una Roma prosciugata, devastata da guerre, epidemie e rifiuti. Maristella Lippolis immagina due spazi, il dentro e il fuori, governati dalle torri di comando e abitati da un'umanità a cui, forse, non resta che affidarsi alle donne per intravedere una speranza di futuro. In realtà io scrivo di quello che mi inquieta e questo è il cuore delle mie storie, sia dei romanzi che dei racconti, sia che parli di storie di donne, di storie intime, personali o a valenza più generale, comunque è quello che mi inquieta. Io sono partita dalle protagoniste, come faccio sempre, focalizzandomi su di loro, su come si muovevano e perché si muovevano in quel modo, e ho capito che quel movimento era possibile raccontarlo soltanto ambientandolo nel futuro, perché ambientare una storia nel futuro consente più libertà, potendola guardare in una prospettiva del futuro, cioè guardandola come conseguenza delle nostre azioni di oggi, dei nostri comportamenti di oggi, ecco, consente di avere uno sguardo più ampio e di dare più spazio all'immaginazione, alla fantasia, ecco, quindi più realtà ma anche più possibilità di mettere in campo la fantasia. Perché poi quello che spaventa in queste situazioni, e immagino sia una delle cose che ti inquieta, è che una situazione, una società, un mondo apparentemente normale, quasi dall'oggi al domani, possa trasformarsi in un mondo aberrante. Sì, infatti uno degli interrogativi che si pongono alcuni protagonisti della storia è come siamo arrivati a questo punto. Questo se lo pone la protagonista, quella che vorrebbe raccogliere le memorie della città, perché dopo un domani, quando le cose magari cambieranno, qualcuno possa capire come è avvenuto, come è arrivata questa, no? Questa lenta slavina che ha portato poi a vivere in un mondo distopico, in una Roma, perché insomma è ambientato poi in una Roma irriconoscibile, distrutta, perché si comincia con le piccole cose, si comincia con l'abbandonare la città, l'abbandonare alcuni luoghi, non prendersene più cura, non preoccuparsi più che ci sia l'acqua, che non ci sia, come arriva a chi ne ha bisogno, e piano piano, un lento scivolare verso la tragedia. In realtà questa è una storia di salvezze, perché ci sono molti momenti in cui ci si prende cura della salvezza di altri, ci si prende cura molto in maniera particolare della salvezza dei bambini che rappresentano il futuro. È quel seme che può far nascere un altro modo di stare al mondo, un altro modo di convivere.